abbiamo ripetuto con il ritornello del Salmo un'invocazione che è anche un invito. Non dimenticate le opere del Signore. Questa festa, esaltazione della Santa Croce, è proprio questo invito. L'invito a non dimenticare le grandi opere del Signore per noi. Perché la croce del risorto, è la grande opera del Signore per noi. È la sintesi mirabile, straordinaria, commovente delle grandi opere del Signore per noi. Nel momento in cui ascoltiamo il brano della lettera ai Filippesi che Paolo scrive alla comunità cristiana, ci accorgiamo che l'Apostolo fa memoria delle grandi opere del Signore, fa memoria della grande opera del Signore, che è il dare la vita per noi sulla croce. Fa memoria di questo amore impensabile e inimmaginabile di Dio per noi che si rende presente sulla croce. Noi oggi siamo chiamati a fare memoria. E siamo chiamati a fare memoria oggi perché questa memoria non rimanga confinata in una celebrazione, in una festa, in una giornata, ma accompagni ogni passo, ogni giorno, ogni istante della nostra vita, perché lì sta la bellezza della nostra vita, in questa opera mirabile che il Signore ha compiuto per noi sulla croce. Non dimentichiamo le opere del Signore, non dimentichiamo la grande opera del Signore, non dimentichiamo la croce del Signore Gesù. Noi guardiamo oggi alla croce e guardando alla croce scopriamo che Dio ha voluto salvarci e che per noi è Salvatore, Redentore. Ha voluto salvarci dal peccato, distruggendo il peccato con la potenza della sua misericordia. Ha voluto salvarci dalla morte, strappandoci dal pungiglione della morte mediante la crocifissione, Lui che è risorto dalla morte di croce. Ci ha salvato amandoci, strappandoci dalla solitudine e facendoci sentire fino in fondo alle viscere del nostro cuore, della nostra vita, quanto grande è il suo amore per noi. Ci ha salvato donandoci il senso della vita, perché in quella croce in cui si manifesta l'amore di Dio per noi è il senso compiuto dell'esistenza. Ci ha salvato dando un significato al dolore, alla fatica di ogni giorno, alle sofferenze che caratterizzano la nostra quotidianità, che non sono un non senso, ma scopriamo essere in un piano più alto dell'amore che Dio ha per noi. Ci ha salvato, ci ha redento, e la croce nel segno più eloquente, più alto, più bello, che ci commuove, che ci emoziona, che ci sorprende. Potessimo rimanere sempre sorpresi, meravigliati, emozionati, commossi ogni qualvolta lo sguardo si porta sulla croce, ogni qualvolta gli occhi si posano sul crocifisso. Lì è la bellezza della nostra vita. Lì è la meraviglia inesauribile della nostra esistenza. Lì è la gioia senza fine del nostro cuore. Lì è la gratitudine esultante di ogni palpito del nostro cuore. Lì, nella croce del Signore Gesù, risorto da morte. Perché quella croce ci parla
di un Dio che davvero è per noi, di un Dio che davvero è con noi, di un Dio che davvero è provvidenza e cura infinita, amorevolissima della nostra vita. Lo sappiamo. Dentro di noi c'è un tarlo che di tanto in tanto si fa strada e pretende di far sentire la sua voce cattiva e insidiosa. È quel tarlo per il quale noi mettiamo in dubbio che Dio davvero ci voglia bene, che Dio davvero sia buono, che Dio davvero abbia a cuore la nostra vita, che consegnarsi a Lui sia la pienezza della vita, che aprirgli le porte del cuore significhi trovare la gioia autentica. Questo tarlo torna insidioso, si riaffaccia spesso, e forse è proprio per questo che siamo infelici, dal momento che questo tarlo ci impedisce di essere totalmente e integralmente appartenenti al Signore, lasciando che Egli entri e prenda possesso di tutto ciò che siamo e di tutto ciò che abbiamo. Guardare la croce, contemplare il crocifisso, significa ricordare le grandi opere del Signore per noi. Significa ricordare la sua grande opera, l'opera del suo amore per noi. Significa debellare quel tarlo insidioso che si insinua nel cuore e rende annebbiata la nostra vista sulla bellezza inesauribile e infinita del volto amante di Dio. Chiediamo questa grazia, quella che l'Apostolo Paolo ha sperimentato e gustato fino in fondo, nel momento in cui afferma e scrive: quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo. Paolo aveva capito, Paolo aveva sperimentato, Paolo sapeva che nella croce del Signore Gesù c'era tutto, e più di quanto potesse immaginare e sperare, perché c'era tutto l'amore infinito ed eterno di Dio per lui, in Gesù Cristo. E non c'era altro vanto nella sua esistenza. Sia possibile anche a noi ripetere le sue stesse parole, credendole, gustandole, facendo in modo che siano luce per il nostro cammino. Quanto a noi, quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, perché quella croce, quel Gesù crocifisso, è l'amore di Dio per noi, è l'amore di Dio per me, è la nostra salvezza, è la mia salvezza, è la nostra redenzione, è la mia redenzione, è la provvidenza infinita del Signore per noi, è la provvidenza infinita del Signore per me. Chiediamo questa grazia, cosicché la nostra vita non conosca mai il dubbio sull'amore di Dio per noi, ma sia sempre certa, e quindi nella gioia, nella gratitudine, nello stupore per questo amore così grande che riempie il cuore e la vita, che è il senso di tutto, che è la gioia vera, che è la pienezza inesauribile di ogni nostra giornata. Facciamo memoria della grande opera del Signore per noi. Guardiamo la croce, posiamo gli occhi sul crocifisso e riprendiamo il cammino della nostra vita mettendo le ali, quelle ali che soltanto l'amore di Dio in Cristo Gesù può dare alla nostra vita, al nostro ministero, al nostro apostolato, al nostro donarci ogni giorno collaborando alla salvezza del mondo.